Buonasera, ci troviamo nel salotto culturale delle nuvole per avere delucidazioni in merito all'incontro che avete avuto con il prefetto nei giorni scorsi, sempre relativamente alla questione Tarso a Monte Sant'Angelo. Noi ci siamo preoccupati come aggregazione delle nuvole dopo quello che è accaduto a novembre sull'aumento della TARSU di circa il 46% di raccogliere firme e chiedere esattamente al prefetto lo scioglimento del Consiglio Comunale da una parte per invocare l'annullamento della delibera perché l'aumento era troppo esasperato, esagerato, dall'altra parte anche per chiedere possibilmente una revoca. Abbiamo raccolto, gli amici tutti hanno raccolto circa 2.500 firme attraverso questa petizione e quindi abbiamo chiesto un incontro al prefetto. Ma insieme alla petizione abbiamo presentato anche una richiesta per lo scioglimento, la risoluzione del contratto di appalto con la Tecneco perché è troppo oneroso e a noi sembra, sottolineiamo, a noi sembra che ci siano anche molte inadempienze da parte della Tecneco, oltre alla gestione della stessa società, che non appare essere molto democratica. Il viceprefetto, nella veste di prefetto, ci ha ricevuti cortesemente e di questo noi ne diamo atto e apprezziamo anche questa apertura da parte della prefettura. Si intende che l'argomento fondamentale che è stato affrontato riguarda proprio, la delibera fatta dal Consiglio Comunale, perché in prima istanza noi abbiamo citato l'articolo 141 del testo unico degli enti locali dove si sancisce la possibilità da parte del prefetto, qualora ci siano delle violazioni di legge, lo scioglimento del Consiglio Comunale. Di fronte a questa nostra proposta, a giusta ragione, probabilmente il prefetto è intervenuto per dire che le violazioni, solo quando sono reiterate, gravi e così via, possono dare l'occasione dello scioglimento. Cioè il prefetto può intervenire soltanto quando le violazioni di legge sono permanenti e gravi. Nel nostro caso il prefetto ha ritenuto che tutto ciò non accadeva. Certo, noi abbiamo preso atto di questo perché non ci illudiamo, non stiamo con la testa, ci chiamiamo le nuvole, però non stiamo con la testa fra le nuvole. Come aggregazione noi abbiamo inoltre denunciato gli amici da Matteo Principe ad Antonio Rinaldi a Norberto, tutti hanno denunciato talune forme, diciamo, di amministrazione da parte dell'attuale giunta che a noi sembra non siano in armonia con la normativa, con le leggi. È inutile parlare qui delle assunzioni, è inutile parlare di opere pubbliche intraprese ed ancora che stanno all'impiedi. Dei provvedimenti che a noi sembra non è il caso di fare riferimenti concreti, di provvedimenti che a noi sembra siano molto clientelari, eccetera, eccetera. L'incontro con il prefetto, anche se sostanzialmente ha soddisfatto la nostra delegazione, però sul piano sostanziale a noi non sembra affatto che la prefettura abbia percepito proprio alla lettera la nostra istanza. Infatti, alla fine, dopo nostre insistenze, il prefetto ci ha invitati ad elaborare un esposto con il quale noi avremmo potuto denunciare, argomentare nei particolari tutto ciò che le amministrazioni
non solo forse di adesso, ma anche di prima, hanno posto in essere a Monte Sant'Angelo. Si tenga inoltre presente che la rabbia del popolo è esplosa, a nostro modesto avviso, certo in occasione dell'aumento della TARSU, perché è stata una scintilla che era inevitabile, diciamo, che facesse scoppiare una vera e propria bomba, per dirla in senso retorico. Ma la nostra rabbia, penso, faccia riferimento anche a tutto quanto la popolazione di Monte Sant'Angelo sopporta, non da adesso, ma diciamo da 40 anni a questa parte. Basta citare un dato gravissimo che noi abbiamo denunciato di fronte al prefetto: negli ultimi 15 anni da Monte Sant'Angelo sono emigrati circa 2.000 giovani alla ricerca di occupazione. Com'è possibile allora fare un aumento di una tassa del 46% su una popolazione che vive all'altezza di 850 metri e laddove a noi sembra che ci sia un abbandono desolante che ha stancato un po' tutti gli animi della popolazione di Monte Una Sant'Angelo? certa soddisfazione nell'essere stati ricevuti dal prefetto anche in tempi abbastanza rapidi. Oltre a questo, vorrei anche chiedere se avete in programma nuove manifestazioni pubbliche che riguardino, appunto, come è stato in passato, tutta la cittadinanza di Monte Sant'Angelo come comitato spontaneo, cittadini e artigiani no TARSU. Inizio da quest'ultimo quesito posto dal vostro corrispondente. Abbiamo certamente altre iniziative. Prima di tutto, noi intendiamo instaurare un rapporto molto dialettico con la popolazione di Monte Sant'Angelo, perché in questo momento stiamo parlando fra di noi, ma è importante informare la popolazione. Quindi ci sarà senz'altro un comizio, un'iniziativa pubblica, durante la quale noi porteremo in piazza tutto quello che abbiamo vissuto nell'incontro con il viceprefetto nella funzione di prefetto. Questa è una delle iniziative a breve scadenza. Le nostre iniziative, però, volevo precisare, non partono dalla nostra testa a capriccio. Noi rappresentiamo un comitato formato da commercianti, artigiani, lavoratori, cittadini, semplici cittadini e così via, ai quali noi dobbiamo dare conto, quindi rispondere. Contrariamente a quanto avviene nei partiti, non esistono qui dei direttivi, ma ogni sera è in corso, se mi permettete, una riunione, ma in modo spontaneo, e sui veri problemi che esistono nella città di Monte Sant'Angelo. Riguardo invece al primo quesito che il corrispondente poneva circa la soddisfazione provata probabilmente da noi nell'incontro con la prefettura, devo purtroppo precisare che la soddisfazione c'è stata riguardo al fatto formale in sé per sé. C'è un prefetto che è stato sensibile e ci ha incontrato dopo 2 o 3 giorni che noi avevamo presentato l'istanza, però preciso che sul piano sostanziale la nostra delusione è totale. E a me personalmente è sembrato di tornare all'età giolittiana, quando il prefetto, in quanto rappresentante del governo, stava su un piedistallo, mentre alla base non c'erano dei cittadini, ma c'erano semplicemente dei sudditi. Abbiamo fatto presente anche al prefetto che, in riferimento alla nuova normativa europea, fatta propria, ratificata anche dall'Italia, il principio della sussidiarietà qui nel sud e da Monte Sant'Angelo viene completamente violato. Perché sulla base di questa normativa, nel momento in cui la legge parla di una maggiore vicinanza del cittadino al comune, ebbene a noi pare
che questo principio nuovo, cosiddetto della sussidiarietà, ed è per questo che i comuni sono diventati, insieme alle regioni e alle province, enti realmente autonomi, a noi pare che questa vicinanza non sia più vicinanza, ma che diventi sempre di più un distacco, una aporia che mette sempre il sindaco, il comune in alto, mentre i cittadini devono seguire quello che si decide in consiglio comunale, eccetera, eccetera. Per noi questo è un momento molto importante, che è stato sollevato da parte nostra al prefetto, ed il prefetto non ha risposto neanche un H sul principio della vicinanza del cittadino al comune. E chi dovrebbe preoccuparsi di questa vicinanza? Il sindaco e i signori assessori. Su questo naturalmente noi eleviamo, sempre in modo pacifico e democratico e rispettando la Costituzione, noi eleviamo forte il nostro grido per dire queste istituzioni non sono affatto aggiornate. Volevo precisare appunto. Perché il comitato spontaneo chiede le dimissioni del sindaco? Perché a noi sembra che ci siano delle violazioni di legge, specie nell'ultima delibera. Quando, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico degli enti locali, ripeto, c'è la possibilità dello scioglimento del Consiglio Comunale, solo che, come ci ha invitato il prefetto, noi dovremmo fare un esposto elencando non una sola violazione, ma diverse violazioni. E di questo non possiamo dire niente di ufficiale, se ci sono state o non ci sono state. Però ecco, le dimissioni o lo scioglimento noi li chiediamo per quali ragioni? Perché si amministra sempre nel rispetto delle leggi, della Costituzione, eccetera, eccetera. Noi pensiamo invece che il decreto 218, laddove si sancisce il principio della TARSU, sia stato violato, in quanto, pur essendo legittima la tariffa, l'aumento non è affatto, sosteniamo, legittimo, in quanto nella delibera del Consiglio Comunale del 26 novembre non c'è stata né una motivazione di fatto dell'aumento quando c'è un incremento della spesa, né una motivazione di diritto. Per quali ragioni noi dovremmo avere un'amministrazione ed un sindaco che amministrano violando la legge, sempre secondo noi? Quali sono le iniziative che il movimento ha posto in essere a Monte Sant'Angelo per contrastare questo problema? Noi siamo partiti anzitutto da un'assemblea che si è svolta lì a Piazza della Libertà, vicino al monumento, un'assemblea nuova per la verità, che a Monte Sant'Angelo forse mai è stata svolta per prendere delle decisioni con i cittadini, e già lì erano circa 2.000 persone. Dopodiché abbiamo deciso di organizzare uno sciopero generale che si è svolto il 16 di gennaio. Dopo che la popolazione, mi pare alla fine di dicembre, si era presentata davanti al comune per chiedere di essere ricevute, eccetera, noi abbiamo trovato le porte del comune, anzi il portone del comune sbarrato, il che a noi è sembrato come una provocazione. Essendo questa una proiezione della volontà di chi certo comanda, altro non può significare questo che una volontà negativa di affrontare i problemi di Monte Sant'Angelo. E poi devo dire dell'iniziativa forse la più clamorosa, che ricorda probabilmente gli scioperi degli anni 50 a Monte Sant'Angelo a livello bracciantile, che io personalmente ricordo, c'è stato uno sciopero generale che resterà nella storia, che è partito da Piazza della Beneficenza fino davanti al comune con una massa, con un fiume di popolo che forse erano, nessuno li ha contati, però forse erano circa 6.000 persone, e non persone di una sola categoria, ma la città,
di Monte Sant'Angelo, che è andata lì davanti alle porte del comune per far presente la propria richiesta. Ed è stata per noi un'emozione che abbiamo vissuto sulla pelle e dalla quale tutti i componenti del comitato allocato qui nel Circolo Le Nuvole, dei commercianti, degli artigiani e della cittadinanza in genere, ne va fiera. Ma l'ultima cosa che, se mi permettete, che voglio dire è questa: che di fronte a questa manifestazione poi noi ci siamo sentiti chi davanti ci mandano cellulari, polizia, Digos, carabinieri, che noi indubbiamente apprezziamo per la loro funzione, ma che gradiremmo, come è stato detto anche in Consiglio Comunale, la loro presenza anche in occasione di pericolo per l'ordine pubblico, macchine incendiate, furti che accadono qui a Monte Sant'Angelo. Ringraziamo ancora il professor Campanile e buona serata a tutti.